che lavoro è essere il direttore di questo, di questa struttura? È un lavoro molto interessante e anche abbastanza complicato, perché bisogna coniugare insieme diverse cose: la valorizzazione, quindi gli eventi, come vedete stasera che è la Notte Europea dei Musei, c'è un grande concerto. Poi bisogna stare dietro alle piccole cose di tutti i giorni, quindi non so se c'è la mancanza di una lampadina che si è rotta o qualsiasi tipo di emergenza di natura strutturale dell'edificio, bisogna porre rimedio anche a questo. E poi c'è la gestione quotidiana del personale e delle cose, diciamo, tra virgolette più burocratiche, che fanno parte delle mansioni di un direttore di un museo. In questo caso questa struttura è, oltre che bellissima, naturalmente ha tanto un patrimonio molto ricco. Ci può dire in poche parole chi viene a visitare questo museo cosa può visitare? Chi viene a visitare questo museo può visitare tutto il palazzo. Questo è un palazzo molto antico, perché risale alla fine del Cinquecento. I Santa Croce sono stati la famiglia che l'hanno fondato, l'hanno creato, successivamente è passato agli Orsini e alla fine è passato nelle mani degli Altieri, della famiglia Altieri, che ha dato insomma lustro al palazzo Oriolo con i suoi papi, con Clemente X. Nel 1971 viene acquistato dallo Stato, perché la famiglia lo mette in vendita. Qui si possono visitare tutti i saloni, che come vedete questa è la sala da pranzo, che sono affrescati, sono tutti affreschi della metà del Cinquecento e inizi Seicento. Piani superiori, e sotto abbiamo le cucine con un camino dei Santa Croce originale, che è del Cinquecento. Quindi il visitatore può spaziare tranquillamente in vari saloni. Il salone principale è il Salone degli Avi, dove ci sono, diciamo, tutti i quadri che rappresentano la famiglia degli Altieri. E è una visita abbastanza articolata, perché il palazzo ha una struttura centrale, un blocco centrale, e poi da questo blocco centrale si snodano due ali, l'ala di destra e l'ala di sinistra, che sono le stanze della rappresentanza, queste, e le stanze invece della principessa, dove vivevano gli Altieri alla fine sono del Settecento. Quindi è una struttura complessa, articolata, che all'esterno è abbastanza semplice e lineare, ma all'interno è qualcosa di spettacolare, perché è tutta affrescata, insomma, tutta decorata. Oriolo Romano è ricca di tante altre ricchezze, di altre strutture. Sì, il territorio è un territorio ricco, non solo quello di Oriolo, ma tutto il territorio della Pluscia, del Viterbese. Oriolo è conosciuta per la sua faggeta, per tanti monumenti anche che ci sono qui, ma direi che ciò che contraddistingue, diciamo, questo territorio sono questi grandi palazzi e le grandi famiglie. Basta ricordare Caprarola, Palazzo Farnese, Bassano, Palazzo di Giustiniani, Villalante a Viterbo Bagnaia, e quindi diciamo che si potrebbe creare veramente un circuito, un percorso delle ville della Tuscia.